Ci sono parole straniere che ti ronzano per la testa senza suscitarti nessuna curiosità. Un giorno, d'improvviso, ti trovi di fronte all'oggetto a cui si riferiscono e ti viene voglia di sapere. Questo mi avvenne a Durazzo, quando, sbarcato, udii, cioè riudii, disegnare col nome di Schiperia il paese di cui ero ospite e schipetari i suoi abitanti. Mi dissero che Schiperia voleva dire nido di aquile. Mi guardai intorno. Nido di aquile per un simile paese mi parve una definizione un po' audace. Credetti di capire quando mi dissero che l'aveva messo in giro un poeta. E invece non capii che più tardi. Allora mi resi conto che anche i poeti, qualche volta, hanno ragione. Con queste parole si affaccia sull'Albania di fine anni 30 un viaggiatore d'eccezione, Indro Montanelli, che dal suo viaggio avrebbe tratto un libro, Albania 1 e 1000. Una come unica, eppur in mille realtà. È l'immagine quasi mitologica da paese delle aquile di cui è pervasa molta della letteratura occidentale sull'Albania. Un paese selvaggio e puro. Un popolo indomito, sempre attaccato al suo fucile. Una civiltà sospesa tra Oriente e Occidente, tra bazar e antichi monumenti classici. Con una natura affascinante, con costumi ancestrali, con una lingua unica e antica, una storia millenaria, sotto l'influenza di mille culture e di diverse religioni. Sin dalle origini in Albania c'era un cristianesimo sia orientale che occidentale, sia latino che bizantino, perché per l'Albania passava il confine tra l'impero romano d'Occidente e d'Oriente. Poi quando c'è stata l'invasione ottomana, dopo Skanderbeg, dal 400 in poi una parte degli albanesi è diventata di fede islamica e quindi le religioni si sono diversificate ulteriormente in Albania. Però devo anche dire che le religioni hanno convissuto pacificamente nella storia albanese. E qui c'è una particolarità dell'Albania, perché mentre in stati vicini, la Grecia, la Serbia, la Croazia, in genere c'è una identificazione stretta tra una unica confessione religiosa e la nazione, i croati sono cattolici, i serbi sono ortodossi, i greci sono ortodossi e così via, in Albania non c'è questa identificazione fra nazione e religione, perché gli albanesi consideravano la nazione precedente alla religione. E c'è una famosa espressione di un poeta albanese dell'Ottocento, nell'epoca del Risorgimento albanese, il poeta Vaso Pascia, che dice: la religione degli albanesi è l'albanismo. Non il cristianesimo, non l'islam, ma l'albanismo. Sì, poi si è musulmani, poi si è cristiani, ma anzitutto si è albanesi. E il contenuto dell'albanesità è il senso di una storia guerriera del proprio popolo, il senso degli antenati, il senso delle lotte sostenute, l'unità etnica e la solidarietà tra albanesi. E il compendio di valori dell'albanesità è l'eroe nazionale, Giorgio Castriota Skanderbeg. Questo è il primo film albanese, in verità sovietico-albanese. Un monumentale colossal presentato al Festival di Cannes del 1954, dove vinse il premio internazionale.
racconta le gesta dell'eroe nazionale albanese che nel 400, per 25 anni, riesce a bloccare l'avanzata dei turchi verso l'Adriatico. I papi lo chiameranno Atleta Christi. Venezia scriverà il suo nome nel libro delle nobiltà. Vivaldi gli dedicherà un'opera. Su di lui verranno scritti migliaia di libri in varie lingue. Con la morte di Skanderbeg nel 1468 e la fine delle ultime resistenze albanesi, l'Albania entrerà nel suo periodo buio, restando per quattro secoli provincia dell'immenso impero ottomano. Migliaia di albanesi lasceranno le loro terre e si stabiliranno in Italia, dalle Marche in giù, in Calabria, Puglia e Sicilia, dove tutt'oggi mantengono la loro lingua e tradizioni. Si chiamano Arberesh, cioè provenienti dall'Arveria, il nome dell'Albania medievale, a differenza degli abitanti che rimarranno in Albania, che si chiameranno Shqiptar e il loro paese Shqiperia. La radice della parola Shqiperia è Shqip, lingua albanese, si crede derivi dal latino excipere, recepire, ma la mitologia vuole che derivi da Shqype, aquila in albanese, creando, assieme all'ideologia sul popolo guerriero, il mito del paese delle aquile. Naturalmente paese delle aquile anche per la presenza del rapace nel vessillo della casa di Giorgio Castriota Skanderbeg, diventata agli inizi del Novecento bandiera dell'Albania. O meglio, degli albanesi, perché i due termini non sono equivalenti. Nel 1912 le guerre balcaniche danno il colpo di grazia all'impero ottomano anche nei Balcani. I serbi, i greci e i montenegrini avanzano ad occupare i territori abitati dagli albanesi. Contro le nuove invasioni, il 28 novembre 1912, un gruppo di patrioti albanesi dichiara l'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano. In rosso sono segnate le aree abitate dagli albanesi. Dapprima riconosciuto dalle grandi potenze, il nuovo Stato albanese sarà ridimensionato nel 1913 nella conferenza degli ambasciatori di Londra, che stabilisce i confini. I territori abitati dagli albanesi in Kosova vanno alla Serbia, mentre al sud la Grecia ingloba la Ciameria. L'Albania indipendente che nasce nel 12-13, nel 12 secondo gli albanesi, nel 13 secondo i patti internazionali, è un'Albania che racchiude soltanto la metà della popolazione albanese nei Balcani. E anche territorialmente è la metà dei territori abitati dagli albanesi. L'Italia per l'indipendenza albanese ha avuto il ruolo di non favorire i progetti di spartizione greci e serbi, slavi. Per cui l'Albania ha potuto avere dei confini che peraltro non racchiudevano tutti gli albanesi nei Balcani, però li ha potuti avere grazie anche all'interessamento dell'Italia, che non voleva una espansione greca o slava sull'Adriatico di rimpetto alle coste pugliesi. C'è un grande storico e diplomatico italiano, Giannini, che in quegli anni proprio sottolinea che si riesce a mettere alla conferenza di Londra questo primo elemento dell'indipendenza albanese, perché si dice che l'Albania, non si dice che dovrà essere uno Stato nazionale indipendente, ma si dice che non dovrà più essere soggetta né alla sovranità del sultano né a quella degli Asburgo. Quindi è una forma, come dire, diplomatica per molti versi, sostenuta proprio dall'Italia, che crea l'inizio di questa parte confusa e interessante della storia albanese, perché secondo un costume dell'epoca all'Albania venne assegnato un principe straniero. L'Albania diventa dunque un principato autonomo, sovrano ed ereditario sotto la protezione internazionale delle potenze. Saranno in molti a voler diventare sovrani della nuova Albania, ma le grandi potenze assegneranno il trono al principe prussiano Wilhelm von Wied, nipote della regina di Romania.
Il primo documento cinematografico sull'Albania è l'arrivo del principe Vid con la nave che lo porterà a Durazzo il 7 marzo 1914. La prima cerimonia ufficiale di alza bandiera dello Stato appena nato. Incapace di affermarsi e di far fronte ai problemi, il principe Vid abbandonerà il paese dopo solo 6 mesi di regno. Non ci tornerà mai più. Nel frattempo era scoppiata la prima guerra mondiale. Nella prima guerra mondiale passano in Albania 7 eserciti diversi e l'Albania perde il 10% della sua popolazione. E il fatto è che l'Albania si trova nel cuore della prima guerra mondiale che, come sappiamo, inizia tra Serbia e Impero Asburgico e l'Albania sta lì accanto e quindi si trova a vivere le conseguenze di questo scontro. Pur essendo un paese neutrale, diventa il paese attraverso il quale passa la linea del fronte dei Balcani. E naturalmente questo ha delle conseguenze perché gli italiani, una volta che si trovano a combattere in Albania e possiedono delle basi navali a Valona, a Durazzo, a Shëngjin, San Giovanni di Medua, gli italiani non vogliono più andarsene perché siamo nell'età dell'imperialismo e le concezioni delle medie grandi potenze europee sono quelle imperialiste che vogliono avere un'espansione al di là dei propri confini. L'Italia occupa Valona già nel 1914. Respinge i greci che cercano di avanzare nell'Albania meridionale e nel 1916 ferma le armate austro-ungariche che avevano messo in ritirata i serbi. Al momento dell'armistizio di Villa Giusti, il 3 novembre 1918, quasi tutta l'Albania è occupata dagli italiani, ad eccezione di alcune aree occupate da francesi, serbi e greci. L'indipendenza dell'Albania aveva avuto vita breve. Gli albanesi hanno allora una reazione patriottica. Creano un governo, dichiarano Tirana capitale e cominciano a combattere chiedendo l'allontanamento delle truppe di occupazione. In pochi mesi i violenti attacchi dei rivoltosi contro le guarnigioni straniere consegnano al governo albanese le maggiori città. Le pressioni internazionali fanno il resto. Non cede invece la guarnigione italiana di Valona, che il 20 giugno 1920 respinge l'attacco di 6.000 albanesi. Ma lo spirito del Biennio Rosso e il disimpegno giolittiano portano alla fine al ritiro delle truppe e l'abbandono di ogni pretesa territoriale italiana in Albania. La vicenda di Valona lascerà un grande segno in Italia. Socialisti e il movimento operaio saluteranno con soddisfazione la fine dell'avventura albanese, mentre i nazionalisti e i rappresentanti del nuovo movimento fascista la considereranno una sconfitta. Per Benito Mussolini la questione di Valona diventerà una causa celebre. Sul Popolo d'Italia scriverà 4 articoli. Nell'ultimo, del 5 agosto 1920, intitolato Addio Valona, esprimerà la sua rabbia contro il governo italiano per l'onta subita. Agli occhi del mondo, poche migliaia di insorti albanesi hanno buttato in mare una grande potenza come l'Italia, scriverà. E se lo legherà al dito. Nel 1921 la conferenza degli ambasciatori a Parigi conferma i confini del 1913. Le commissioni di confine si prenderanno cura di segnare il tracciato. È l'Albania di oggi. Il paese, entrato nella Società delle Nazioni, aveva finalmente anche i suoi confini.
e gli albanesi cominciavano ad avere i loro primi governi. L'Albania degli anni 20 e 30 per gli italiani che andavano nel paese per motivi economici, per motivi politici, appariva un paese molto arretrato. Il diplomatico Pietro Quaroni diceva: paese da anno 1000, un paese da medioevo. Era un paese molto arretrato, in cui non c'erano città moderne, c'era un po' di borghesia soltanto a Scutari e a Corcia. La stessa Tirana era una borgata musulmana di 10.000 abitanti negli anni 20. La gente vestiva in maniera orientale, ottomana, non seguiva certamente le mode occidentali, c'erano questi costumi folclorici, era un mondo molto isolato. Gli italiani erano alle volte un po' sprezzanti, dicevano: qui manca proprio la civiltà. In realtà era un mondo contadino, in cui il tempo si era fermato, e con i suoi valori, i valori dell'onore, della giustizia, della famiglia. L'idea che avevano gli italiani comunque era di un mondo ottomano, un oriente sotto casa, un bazar sotto casa, e i bazar esistevano. Era un mondo ottomano in cui lavoravano le donne nei campi, gli uomini al massimo facevano i pastori, gli usi erano quelli dell'impero ottomano ancora. In generale era un mondo molto arretrato che viveva fuori dal tempo. All'inizio degli anni 20, mentre in Italia salivano al potere i fascisti, nella scena politica albanese è entrato un protagonista. Si chiama Ahmed Zogolli. È nato in un paesino del nord nel 1895. Cresciuto alla corte del sultano a Costantinopoli, è stato ufficiale dell'esercito ottomano e poi di quello austro-ungarico. Durante la Prima Guerra Mondiale cambia spesso bandiera, guerreggiando per tutti e contro tutti. I serbi, i turchi, gli austro-ungheresi lo hanno talora alleato, tal'altra nemico, finché gli austriaci gli offrono un soggiorno obbligato a Vienna. Al suo rientro in Albania, Zogolli ha una carriera politica fulminante. Nel 1920, a 25 anni, diventa ministro degli interni nel primo governo provvisorio. Nel 1922 si proclama primo ministro. Sconfitto alle elezioni, non abbandona il potere, ma è costretto dai suoi avversari a fuggire in Jugoslavia. Rientrerà in Albania nel 1924 con l'aiuto degli jugoslavi e con un migliaio di armati rovescerà il governo. Un anno dopo proclamerà l'Albania una repubblica e si farà nominare presidente. Ma nel 1928, consolidato al potere, trasformerà la Repubblica in monarchia, toglierà il suffisso turco del suo cognome e diventerà Re Zog degli Albanesi. Degli Albanesi e non dell'Albania, e quindi teoricamente anche delle popolazioni albanesi rimaste fuori dai confini. Nella sua cerimonia di investitura, Zog giura sulla Bibbia e sul Corano, per rispettare le due maggiori religioni dell'Albania. Un dualismo che avrebbe caratterizzato anche il suo regno tra Oriente e Occidente. Nei cinegiornali dell'Istituto Luce, Zog appare spesso in compagnia delle sue numerose sorelle, che con le loro apparizioni pubbliche cercano di dare un esempio di occidentale emancipazione femminile. Una di esse, la principessa Saniye, sarà data in moglie al figlio in esilio dell'ultimo sultano turco, Abdul Hamid. Il matrimonio, di cui vediamo i festeggiamenti, scatenerà le ire di Kemal Atatürk, il quale mal sopportava questo reuccio albanese che gli faceva concorrenza in Europa con le sue riforme per allontanarsi dal passato ottomano.
Zog è un personaggio bifronte. Da una parte vorrebbe occidentalizzare l'Albania, fa riforme politiche, riforme agrarie, crea un embrione di Stato di diritto. Prima l'Albania era un paese molto anarchico, soprattutto le tribù delle montagne non conoscevano legge. Al tempo stesso Zog è un orientale, quindi è un personaggio che adotta molti sotterfugi, non dice quello che pensa, cerca di ingannare gli interlocutori. Quando i diplomatici italiani dovevano trattare con Zog, a un certo punto, a metà degli anni 30, vedono che tutto quello che loro dicono al re viene rovesciato nell'azione del re. Allora loro chiedono a Zog il contrario di quello che vogliono, in modo da ottenere effettivamente quello che vogliono. Loro vogliono bianco e chiedono nero per avere il bianco, e viceversa, perché Zog era un personaggio bizantino, fra l'altro era cresciuto da giovane al serraglio, alla corte del sultano, come ostaggio, perché il padre era un capo tribù del nord e per avere la fedeltà del padre il sultano, secondo una prassi dell'impero ottomano, l'aveva fatto venire a Costantinopoli, Istanbul, e lì lui era cresciuto e quindi era cresciuto a una corte dove l'intrigo, la trama erano la norma. E lui è un uomo che sa intrigare, gli italiani si trovano spesso disorientati davanti a lui. Ma Zog ha bisogno degli italiani, soprattutto dei loro soldi. E anche Mussolini vuole avere rapporti privilegiati con il piccolo paese, in cambio di una fedeltà politico-strategica. Firmati due accordi di amicizia e di sicurezza, l'Italia comincia ad erogare cospicui prestiti a Zog. A prescindere anche dalla fiducia più o meno grande che si avesse nel personaggio, in Zog si identifica, e come di fatto poi sarà, un politico che garantisce la continuità e la stabilità dell'Albania. Aumenta in questo senso anche la presenza italiana. Ovviamente tutto questo viene fatto per molti aspetti anche a spese dell'Albania stessa, perché poi questo significa un meccanismo di dipendenza sempre maggiore, di dipendenza finanziaria ma anche di dipendenza in tutti i settori della vita sociale. Più la presenza italiana diventa penetrante, più Zog ambisce ad essere autonomo. Per coscienza patriottica o per non voler dividere il potere con nessuno, Zog ha spesso con l'Italia atteggiamenti imprevedibili e caparbi. Apre a potenze occidentali concorrenti dell'Italia, allaccia le relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica. A metà degli anni 30, quando si tratta di rinnovare gli accordi presi, tentenna. Una flottiglia di navi da guerra inviata a Durazzo gli fa cambiare idea. Puntando a una reale influenza economica, politica e strategica, gli italiani prendono varie concessioni economiche in Albania. Organizzano l'esercito, ma soprattutto mettono a disposizione cospicui fondi e tecnologie, dando l'impulso a una serie di lavori pubblici per la costruzione di strade, acquedotti, ospedali, scuole. Da un villaggio di piccole case, Tirana diventa una città, l'attuale capitale, che da un decennio si sviluppa rapidamente con fisonomia del tutto moderna. Ecco la grande piazza dove si accentrano i vari ministeri, vasti edifici in cui le razionali tendenze moderne di architetti italiani hanno trovato nuove espressioni in armonia con l'atmosfera locale. Attraverso il viale che la riconoscenza del popolo albanese ha dedicato al duce della nazione amica, ci addentriamo nel centro della città, solcata da moderne arterie, tra i nuovi quartieri composti da notevoli edifici e graziose ville, in vari stili architettonici in cui il Novecento si arabesca spesso di motivi orientali. Chi si dà da fare con grande passione conquistatrice verso l'Albania è Galeazzo Ciano.
Di fronte ai cambiamenti di umore di Zog, Ciano non esclude neanche l'eliminazione del re, organizzando un attentato assieme al suo figlio Francesco Iacomoni, il ministro plenipotenziario in Albania. Sarebbe stato l'ennesimo attentato contro il monarca albanese, che durante il suo regno ne aveva scampati tanti. Ma il piano viene abbandonato, forse perché Ciano temeva che Mussolini non avrebbe approvato l'iniziativa. Mi domando se la situazione generale, e particolarmente l'Anschluss, non ci permettano di fare un passo avanti verso il sempre più completo dominio di questo paese, scrive Ciano nel suo diario nel marzo del 1938. Ma oltre l'Anschluss c'era stato un altro evento che aveva determinato Ciano ad accelerare i tempi. Zog voleva sposarsi. E se per sua sorella aveva scelto il figlio del sultano, lui voleva una principessa cattolica. Per garantirsi che gli italiani non avrebbero invaso l'Albania e non l'avrebbero detronizzato, lui cercò di imparentarsi con Casa Savoia. Fece varie richieste di avere principesse di Casa Savoia come consorte, però i Savoia lo disprezzavano, a differenza di quanto avevano fatto con invece la dinastia bulgara, perché Re Boris aveva potuto sposare Giovanna di Savoia, la figlia di Vittorio Emanuele III. Zog, si vede, è un re o reuccio di seconda categoria nella veduta dei Savoia, e quindi non gli concedono la mano di una loro principessa. A quel punto Zog ugualmente persegue una strategia matrimoniale per consolidare il proprio potere e cerca comunque una nobile occidentale. La trova in Geraldina Poni, ungherese, di madre americana, era cattolica, e anche questo a lui musulmano serviva per dare un'impronta pluralista e più occidentale al suo regno. E si deve, come dire, accontentare di Geraldina. Aveva mandato in giro per l'Europa degli emissari a raccogliere fotografie di nobili europei occidentali, e quando vede la fotografia di Geraldina gli piace e sceglie di sposarsi con questa donna. La scelta di Geraldina viene vissuta da Ciano come una sconfitta di fronte al Reich tedesco, molto influente in Ungheria. E gli sarà suonato ironico l'invito di Zog di fare da testimone alle sue nozze. Le Fauste nozze di Re Zog I con la contessina Geraldina Apponi, celebrate a Tirana fra l'esultanza di tutto un popolo. Cortei di automobili che convogliano gli invitati al Palazzo Reale, dove verrà celebrato il rito civile, attraversano le vie della capitale fra ali di popolo che salutava con particolare fervore gli ospiti italiani. Fra il reverente omaggio dei presenti, la sposa, incantevole nel suo magnifico abito nuziale, ci appare come una visione di giovinezza e di grazia a fianco del sovrano, che veste l'uniforme grigio-verde di comandante generale dell'esercito e porta il grande collare d'Albania e il collare dell'Annunziata conferitogli dal nostro re imperatore nel 1928. La firma dell'atto, rogato su un'artistica pergamena, suggella il rito solenne che ha dato all'Albania la sua prima regina. A Ciano non era sfuggito il regalo di nozze che gli sposi avevano ricevuto direttamente da Adolf Hitler. Una potentissima e super accessoriata Grosser Mercedes rossa fiammante. Al suo ritorno a Roma, Ciano è ormai deciso. Torno dall'Albania più che mai radicato nelle mie convinzioni di soluzione integrale. Ormai, come scriverà a Iacomoni, vedeva il problema da un solo punto di vista, quello del pericolo di una decisa influenza tedesca. E preparerà subito un lungo rapporto sull'Albania per Mussolini, dove espone le ricchezze del paese, la situazione della corte, e non si dimentica di rammentare anche l'onta di Valona, notando che penserà il duce a cancellarla, così come ne ha cancellate altre e più gravi della stessa natura.
una politica incerta quella di Mussolini, perché da una parte Mussolini vuole controllare lo Stato albanese e dall'altra vorrebbe anche fortificarlo questo Stato per farne un contrappeso, un antemurale all'influenza slava e greca nei Balcani. E questa incertezza viene risolta alla fine degli anni 30, quando Mussolini definitivamente sceglie non per fare un'Albania forte, ma per occuparla. Colui che preme su Mussolini per invadere l'Albania è Ciano. E Mussolini dilaziona più volte, si vede che non è molto deciso, però nel marzo del 39 vuole invadere l'Albania. Perché? Questo dipende dal fatto che i tedeschi, che Hitler, prima ha fatto l'Anschluss con l'Austria, poi ha occupato la Boemia. E quindi Mussolini è geloso dei successi tedeschi, vuole un trofeo internazionale per l'Italia. In quel momento il trofeo non può essere che l'Albania. Il 7 aprile 1939, le truppe italiane, forti di 30.000 uomini, iniziano l'operazione di invasione dell'Albania, denominata OMT, Oltremare Tirana. Zog, capita l'antifona, fugge verso la Grecia, sulla Mercedes regalatagli da Hitler e un corteo di auto e ambulanze, assieme alla moglie, il figlio nato da due giorni, un gruppo di fedelissimi e il carico delle risorse auree del paese. Con la fuga di Zog si squaglia anche l'esercito, organizzato da anni dagli stessi italiani, che avevano consigliato bene di non attrezzarsi né di aerei né di batterie contraeree, mentre l'Italia appoggia lo sbarco delle navi con ben 384 aerei. Già l'8 aprile gli italiani erano padroni di Tirana. Ciano è molto orgoglioso dell'impresa, assegnandosi senza esitazione il merito di aver dato l'Albania all'Italia. Arrivato a Tirana l'8 aprile, su un aereo guidato da lui stesso, è preso, parole sue, da una violenta emozione. Atteggiandosi da grande liberatore, scrive sul suo diario: prendo alcuni provvedimenti per ristabilire l'ordine e far riprendere il ritmo normale alla vita cittadina. Faccio liberare dal carcere i prigionieri politici. Distribuisco soldi ai poveri. Vado tra gli ufficiali e la truppa. Sono tutti fierissimi dell'impresa. Non riesce a smettere questo atteggiamento nemmeno il giorno dopo di fronte a Mussolini. Circa la nuova forma costituzionale dell'Albania, il duce ha preparato un progetto di reggenza che non mi sembra buono. Glielo dico ed espongo le mie idee. Creare subito un consiglio di governo, indire una costituente per il 12 aprile, farle votare una decisione che sancisce l'unione personale tra i due paesi, conferendo al re Vittorio Emanuele III la corona d'Albania. Avverrà esattamente così. Presa cognizione del voto solenne e unanime, col quale la Costituente albanese ha deciso di offrire la corona di Albania al re d'Italia e imperatore di Etiopia, saluta con gioia civile questo evento storico e sulla base dei secolari vincoli di amicizia associa al popolo e al destino d'Italia il destino e il popolo di Albania,
in una più profonda e definitiva unione. Ciano annota con stupore la tristezza dei membri della delegazione albanese mentre offrono la corona. Questi albanesi, gente dura, montanara, guerriera, guardano tra lo stupito e l'intimidito quel piccolo omino seduto su una grande sedia dorata e non capiscono come ciò possa avvenire. La prima unità militare dell'Unione è la Guardia d'Onore al Re, denominata la Guardia Reale Albanese, che fa il suo giuramento pochi giorni dopo l'offerta della corona nella caserma dei granatieri di Santa Croce in Gerusalemme. E sfoggia la sua uniforme folcloristica per le vie di Roma, mentre si reca a dare il cambio ai metropolitani al Quirinale. Aeroporto di Tirana, il trimotore che reca il sovrano dopo un arduo volo nella pioggia atterra nell'aeroporto della capitale. Vittorio Emanuele III è ricevuto dal Conte Ciano, dal generale Cavallero e dal luogotenente Iacomoni. Vittorio Emanuele non era un grande amante dell'Albania. Mi hanno fatto re di un mucchio di sassi, dirà in seguito. Farà visita a quella parte del suo regno una volta sola nel 41, scampando anche a un attentato. L'Italia sceglie di governare l'Albania attraverso un governo albanese, i cui poteri dipendono però dal luogotenente del re d'Italia, l'ex ambasciatore d'Italia a Tirana fino all'occupazione, Francesco Iacomoni, l'uomo di fiducia di Ciano. L'esercito albanese è incorporato in quello italiano. E la politica estera è sottratta al governo albanese per essere curata direttamente dal governo italiano, cioè da Ciano. Ciano considera l'Albania un suo feudo. Vi fa frequenti visite, accolto dalla luogotenenza come un sovrano. Inaugura opere pubbliche, dà il nome di suo padre a vie e piazze, e addirittura dà il nome della moglie a una città, sostituendo l'antico nome veneziano di Santi 40 con quello di Porto Edda. In questa atmosfera di entusiasmo, il ministro fascista, premendo un tasto, ha fatto scaturire d'improvviso un alto zampillo dalla fontana affrestata nel centro della piazza, alimentata dall'acqua sorgiva delle vicine montagne, finalmente imbrigliata e depurata per mezzo del grande acquedotto di Tirana, di cui in meno di 3 mesi è stato costruito il primo impianto. Ennesima prova del come il fascismo mantiene le sue promesse. Per creare consenso, gli italiani sono molto attenti alle tradizioni albanesi, rispettano le religioni, danno risalto ai simboli nazionali in Albania, ma anche in Italia. A Roma, in piazza Albania, è Mussolini stesso a inaugurare la statua di Skanderbeg, che vi troneggia ancora oggi. Ma l'evento che crea il più grande consenso è l'allargamento dei confini dell'Albania. Nel 1941, vinta la guerra alla Grecia, gli italiani, con l'aiuto dei tedeschi, creano l'Albania etnica, la cosiddetta Grande Albania, comprensiva di buona parte dei territori abitati dagli albanesi, lasciati fuori dalla conferenza degli ambasciatori nel 1913. L'occupazione italiana ha lasciato, direi molto. 39-43 sono un lampo di tempo, pochissimo, non è che è molto, ma comunque ha lasciato un segno. Gli italiani hanno cercato in tutti i modi di sembrare simpatici, amici, di fare qualcosa
per la parte della popolazione che non li accettava, ma anche per l'altra che si è rassegnata all'occupazione. Ma comunque venendo qua con l'esercito armati vuol dire che erano venuti come occupanti del paese. Comunque loro hanno fatto di tutto per sembrare diversi. Per esempio, Galeazzo Ciano è stato il primo che ha pronunciato la grande Albania, l'Albania etnica. E così si sono aggiunti all'Albania, in confini politici che era prima, la Kosova, dico la Kosova, non il Kosovo, perché è femminile in lingua albanese. E questo allargamento ha portato un benessere economico. E poi ha cercato in tutti i modi di dare una certa emancipazione alle donne, le scuole, gli ospedali, i famosi dopolavori, e poi teatri, stadi, piani regolatori delle città, aeroporti, ferrovie, ponti, tutto questo in così breve tempo. C'è stato un boom edilizio, un boom in tutti i campi, perché loro volevano giustificare l'occupazione. Questo tema della Grande Albania è utilizzato come propaganda verso gli albanesi per convincerli della bontà dell'occupazione italiana, e in effetti è un tema a cui gli albanesi erano sensibili. La formazione della Grande Albania o Albania etnica, gli albanesi sono grati agli italiani nel 41, 42, 43, finché c'è l'occupazione italiana. È anche uno dei motivi che creano consenso. Altri motivi che creano consenso all'Italia sono nei primi 9-10 mesi di occupazione, l'afflusso di denaro, di finanziamenti, di iniziative economiche che diminuiscono la disoccupazione. Poi però i rapporti tra gli albanesi e gli italiani si guastano, perché gli albanesi hanno come una delusione. Quando l'Italia attacca la Grecia nell'ottobre del 40, viene sconfitta, e gli albanesi dicono: ma come, questa grande potenza che ci sembrava l'Italia viene sconfitta dai greci, che sono uno stato più piccolo, una popolazione minore di numero, più arretrata? Com'è possibile? E qui c'è come un disincanto che si crea tra albanesi e italiani. Tra l'altro c'erano truppe albanesi al fronte greco che vedono direttamente quello che succede, la ritirata italiana, e anche gli albanesi rimangono delusi, rimangono di sasso forse per questa sconfitta italiana inaspettata. I greci entrano in Albania, tutta l'Albania del sud viene occupata dai greci. Occorrerà poi l'intervento tedesco nell'aprile del 41, perché l'Italia sconfigga i greci. Allora, questo momento dell'attacco alla Grecia è il momento in cui gli albanesi cominciano a dubitare della potenza italiana, e ritorna anche la nostalgia per l'indipendenza. Da qui cominciano le prime bande partigiane, che poi aumenteranno successivamente per l'impulso dato dal Movimento Comunista Internazionale, e c'è il disamore. Per l'Albania le conseguenze della guerra alla Grecia saranno gravi anche negli anni futuri. La legge di guerra che i greci promulgheranno contro l'Albania non verrà mai ritirata, causando fino ai giorni nostri una continua tensione nei rapporti tra i due paesi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'accusa di collaborazione con i fascisti, i greci faranno pulizia dei territori della Ciameria, svuotando interi villaggi abitati dagli albanesi. Donne, vecchi, bambini verranno massacrati o cacciati via per sempre dalle loro terre e dai loro possedimenti. Con l'affievolirsi della fiducia cresce anche l'opposizione agli italiani. La resistenza comincia già nel 1940 con attacchi di bande di armati.
accanto ai movimenti nazionalisti e altri partiti politici albanesi, alla fine del 1941 entra in scena il Partito Comunista Albanese, fondato sotto l'egida del Partito Comunista Jugoslavo. In meno di un anno, da una forza sconosciuta e di pochi adepti, i comunisti albanesi riusciranno a controllare le maggiori bande partigiane, organizzando il Fronte di Liberazione nella guerra contro gli italiani e contro i tedeschi che occupano l'Albania subito dopo l'8 settembre 1943. C'erano 118.000 soldati italiani in Albania il giorno dell'armistizio dell'8 settembre. E c'erano anche molti civili che vi lavoravano. In migliaia verranno fatti prigionieri dai tedeschi, uccisi o mandati nei campi di concentramento. Molti si rifugieranno nelle montagne per non consegnarsi ai tedeschi, prestando la loro manodopera ai contadini albanesi in cambio di cibo e di riparo. Altri si arruoleranno con i partigiani albanesi, formando già il 10 ottobre 1943 il battaglione italiano Antonio Gramsci, albanese d'origine. I ricordi dei sopravvissuti, così come i loro destini, saranno vari, come il ricordo e il destino del sottotenente dell'esercito italiano in servizio in Albania dal 1942 al 1943, Carlo Azeglio Ciampi. L'8 settembre io ero in un periodo di cui avevo avuto 15 giorni di ferie e avevo raggiunto l'Italia dall'Albania avendo ottenuto un passaggio su un aereo militare italiano. Il 9 di settembre io mi presentai al più vicino comando in divisa per ricevere ordini, trovai appunto il disfacimento completo e mi dissero purtroppo tutti a casa. Io appunto non ritenni di rimanere in zona perché sentii l'obbligo di ricongiungermi con l'esercito regolare italiano, e lasciai subito, quindi nel stesso settembre, la zona di Livorno e mi portai al sud, poi da lì passai il fronte e ripresi servizio a Bari con l'esercito dello Stato italiano. Ha mai pensato quale sarebbe stato il... Certo che ci ho pensato. Se fosse stato in Albania? Anche perché poi ho contattato alcuni dei miei colleghi dell'ora, dopo appunto la fine della guerra. La maggior parte del... questo 104 gruppo pesante in cui io operavo e stavo al comando ed ero in ottimi rapporti con il tenente colonnello che comandava questo 104 gruppo pesante di autocarri, che era il colonnello, tenente colonnello di complemento Giuseppe Mosconi. Il tenente colonnello Mosconi è scomparso, quello che io seppi ricostruito, che era passato con i partigiani, e di lui non si è saputo più niente, quindi è stato evidentemente, è morto in qualche drammatica vicenda, certamente io l'avrei seguito. Altri miei commilitoni che ho ritrovato andarono con i partigiani, anche loro, e hanno combattuto fino al termine della guerra con le truppe partigiane, come reparto italiano delle truppe partigiane, talché quando fu liberata Tirana, gli albanesi, entrando in Tirana, vollero che il reparto primo a sfilare a Tirana fosse quello degli italiani che avevano combattuto con i partigiani albanesi. Ecco, io insomma, è difficile dire cosa sarebbe stato, perché però molto probabilmente sarei stato con loro, se poi appunto... rifatto alla fine che ha fatto il povero colonnello Mosconi, o invece appunto sarei tornato a casa mia dopo aver finito la guerra con i partigiani albanesi, questo è nel vano degli dèi. Il 29 novembre 1944 i tedeschi lasciano l'Albania. È il giorno della liberazione del paese. Thank you.
il Fronte di Liberazione si è autoproclamato governo provvisorio. Presidente e ministro della difesa è un uomo finora sconosciuto, Enver Hoxha. È nato a sud dell'Albania, ad Argirocastro. Grazie a una borsa di studio di Zog, ha passato degli anni in Francia, tornando in Albania senza finire gli studi. Nel curriculum, un lavoro come insegnante di francese e venditore in un negozio di tabacchi a Tirana. I suoi contatti con il movimento comunista sono quasi casuali, ma una volta coinvolto, la sua carriera sarà inarrestabile. Da capo del Partito Comunista diventerà capo del Fronte di Liberazione e capo del governo che entra nella Tirana liberale. In questo primo documentario dell'Albania libera, la musica iniziale è l'inno nazionale albanese. Impercettibilmente ha lasciato spazio a una nota canzone partigiana. Il testo dice: vendetta, il martirio chiama vendetta. È la parola d'ordine sotto la quale si è svolta la guerra di liberazione, eliminazione senza compromessi di ogni altra forza politica o armata che non era dalla parte dei partigiani di Hoxha. L'uomo accanto a Enver Hoxha in tribuna è Mehmet Shehu, capo guerriero delle formazioni partigiane. È stato il braccio armato di Hoxha durante la resistenza e gli starà accanto fino alla morte. I partigiani avevano eliminato gli avversari politici sul terreno e procedevano ora alle epurazioni. Nel calderone finiscono tutti, ex collaboratori del fascismo e non simpatizzanti comunisti, ma anche compagni d'armi e avversari politici scomodi. 18 deputati oppositori del primo Parlamento albanese verranno condannati a morte. Un trattamento speciale viene riservato al clero, in particolare ai cattolici del nord, accusati di aver collaborato con il fascismo. Decine di sacerdoti verranno fucilati o imprigionati. La lotta antifascista si era trasformata in lotta di classe. A Yalta dell'Albania non se n'era nemmeno ufficialmente parlato. Solamente Churchill dichiarò che l'Albania rimanga sotto la Jugoslavia di Tito, posizione condivisa da Stalin. Tito, che nel frattempo si era ripreso la Kosova e mirava a una federazione balcanica, rimane nei primi anni l'unico protettore straniero di Hoxha e intermediario con il Cremlino. Chi è questo Hoxha? Chiede Stalin a Tito durante il loro incontro nel maggio 1946, dandogli mano libera per esserne il tutore. Due anni dopo, quando Tito rompe con Stalin, Hoxha romperà con Tito per dedicarsi definitivamente a Stalin. Incontrerà Stalin poche volte, ma nei suoi libri di ricordi scriverà con estasi dei colloqui con il padre dei popoli. Stalin sciorina consigli a Hoxha anche sul nome del Partito Comunista, che diventa subito, sul suo suggerimento, Partito del Lavoro d'Albania. Da Mosca Hoxha ottiene anche i primi aiuti dall'Unione Sovietica per la ricostruzione del paese. Un paese che alla fine degli anni 40 contava meno di 1 milione di abitanti, con poche risorse, un'agricoltura arretrata e senza una produzione industriale.
Questa parata del 1° maggio 1947 ne riassume l'arretratezza dei mezzi e delle risorse. Hoxha voleva ricostruire un'Albania comunista e voleva ricostruire anche gli albanesi, a sua immagine e somiglianza. Ci proverà per 40 lunghissimi anni. Njoftim i Komitetit Qendror të Partisë Punës të Shqipërisë, i Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, i Këshillit të Ministrave Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, i Këshillit Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë. Shok, komunist, punëtor, kooperativist, intelektual, gra e të rinj të Shqipërisë, veteran të luftës e bashkëqytetar. Me dërim e dhimbje të thellë, i njoftojmë se sot, në 11 prill 1985, ora 2:15, pushoi Serrauri, zemra e udhësit të dashur e të lavdishëm të partisë dhe të popullit ton, shokut Enver Hoxha. Dal 1945 al 1985 la parabola dell'Albania è quella di Enver Hoxha. Enver Hoxha è un dittatore. È l'uomo più longevo nell'esercizio di potere nell'Europa del Novecento, comunemente classificato tra i peggiori despoti dell'Est. Per 40 anni guida il paese con un pugno di ferro, chiude i confini e isola l'Albania dal resto del mondo. Scatena la lotta di classe in nome del partito unico e della dittatura del proletariato. Cancella la proprietà privata, la libertà di parola e la religione, facendo vivere tutti sotto il terrore della Sigurimi, la temibile polizia segreta, e l'ossessione di un'improbabile invasione. Eppure, quando muore, sono in molti a piangerlo. E mi voglio che c'è una struttura di terra, che c'è una mira, po' 10 mira, njerës që janë përgjegjës për të diktaturë. Nuk ka diktaturë në botë të vendosin njëri, as 11 njerës, as 111. Diktatura vendoset nga një pjesë e një vendi. Nuk ka diktaturë në botë që të mos përkrahet nga një pjesë e popullit. Për fatin e keq të popullit shqiptar, një pjesë e tij e përkrahu diktaturën. Dhe ne duhet kemi guxim të themi. Veprojnë disa mekanizme, më sa duket, shumë të fsheta, kur njerëzit thyen shpirtërisht, fillon thyrja shpirtërore e gjatë, shumë e gjatë. Dhe ata kërkojnë, si thua, një alibi për ekzistencën e tyre. Dhe kërkojnë, ja mbushin mendjen vetes, ndoshta se besojnë, më tepër se besojnë. Ka që besonin natyrisht shumë, por një pjesë e madhe besimi ishte si një ëndër, si një vegulli, si një alucinacion i krijuar nga vetë njeriu për të përballuar jetën. L'allucinazione comincia con l'entusiasmo dei primi anni di costruzione, quando una larga parte della popolazione sembra motivata a ricostruire un nuovo mondo egalitario, identificandosi nel comunismo e spendendo per esso le sue energie.
le imprese e le banche sono nazionalizzate. Tutto è dello Stato, il settore privato è abolito. La riforma agraria dei primi anni è seguita dalla collettivizzazione. I primi piani quinquennali mirano a trasformare l'Albania da paese arretrato agrario a paese industrializzato. Si cominciano a costruire le prime linee ferroviarie. Parte la bonifica delle paludi. Si avvia l'elettrificazione del paese. Si costruiscono centrali idroelettriche. Sul campo culturale l'obiettivo principale è la lotta contro l'analfabetismo. Le prime parole da imparare sono naturalmente Enver e partito. L'emancipazione delle donne, invece, passa anche attraverso la modernizzazione nello stile dell'abbigliamento. Questa prima sfilata di moda in Albania del 1952, con la Stella Comunista come sponsor dell'iniziativa, è tutta all'insegna della sobrietà socialista. Костюми вішти при гра. Не раз коїти бут, а ти мута продовжиш еве на ялик. Осі секунди де вирос, мені плюс такий утешти кунуар, гамандавший і продуар на шкодки. Вещі є цієшт пуни, перкінрат індустріалі, сіди не пунит бухі сори. Палто, вифустан, та понувала місто прад фабрика сон телеші. Костюм пернзена стекляса від пара. Парада е паре модус, че он дочь ме интересим га кратютета си, трегоя са сите моделист ветон на проектими не веше вето сješта, порта Букура. Hoxha subordina l'economia all'ideologia. Edifichiamo il socialismo, mantenendo in una mano il fucile e nell'altra il piccone, è il suo slogan. Il piccone per distruggere e ricostruire, il fucile per uccidere l'eventuale nemico. In mancanza del nemico esterno, si lotta contro quello interno, il nemico di classe. In Albania non ci saranno dissidenti. Leggi sempre più dure e l'onnipresente Sigurimi inculcheranno in tutti il terrore di finire condannati anche per una sola parola fuori luogo. Molte delle migliaia di condannati politici negli anni saranno solo vittime casuali della repressione fatta in nome della lotta di classe e della dittatura del proletariato. E nessuno può lasciare il paese. Il tentativo di fuga è punibile con lunghi anni di prigione, ma le guardie di confine sono autorizzate a sparare a vista e a uccidere. In 45 anni saranno pochi i tentativi di fuga riusciti. Verhoxha era un comunista ed era un nazionalista al tempo stesso. In questo era diverso da altri dittatori dei paesi dell'est, del blocco sovietico. Era un comunista stalinista e Stalin è forse l'unica persona verso la quale lui nella sua vita sia stato venerante. E poi ho detto, Verhoxha era un nazionalista, così come lui adorava Stalin, adorava anche l'eroe nazionale albanese, Skanderbeg. Diciamo che la sua idea della storia albanese è l'idea, ben chiara sul frontone del Museo Nazionale a Tirana, Piazza Skanderbeg, di un popolo che si fa largo nella storia con la forza delle armi, difendendosi da invasori, da aggressori. Il giorno della morte di Stalin, il 5 marzo 1953, Enver Hoxha farà inginocchiare tutti di fronte al monumento del dittatore georgiano, eretto in piazza Skanderbeg.
In nume di Stalin, Enver Hoxha farà sottoscrivere a tutto il suo popolo, letteralmente, una dichiarazione di fedeltà ai principi stalinisti, una fedeltà assoluta che manterrà per tutta la vita. Stalin e Skanderbeg si contenderanno anche il posto nella piazza dedicata già da Rezog all'eroe nazionale albanese. Per molti anni sarà Stalin a dominare la piazza, per lasciare il posto nel 1968 al condottiero albanese. Ma non per essere messo via, solo per spostarsi di qualche decina di metri nel largo boulevard costruito dagli italiani. Rimarrà lì fino al 1990. Senza Stalin, Mosca non è più la stessa. A Hoxha non piace il nuovo corso di Khrushchev, non gli piace la destalinizzazione. Critica il revisionismo e difende l'opera immortale di Stalin. La visita di Khrushchev in Albania nel maggio del 1959 viene salutata come un gesto d'amore per il popolo albanese. Ma i rapporti tra i due paesi sono già molto freddi. E l'albero dell'amicizia internazionale, piantato con tanto entusiasmo da Khrushchev, Hoxha e Shehu in quell'occasione, verrà sradicato due anni dopo. Gli albanesi vogliono diventare dei pilastri del marxismo-leninismo, ironizza Khrushchev, che scomunicherà l'Albania nel 1961, condannando Hoxha e Shehu per le loro purghe staliniste. Tutti i paesi socialisti seguiranno Mosca nell'abbandonare l'Albania. Molti, come l'Unione Sovietica, ritireranno le rappresentanze diplomatiche. I polacchi, gli ungheresi, i rumeni, i cecoslovacchi e i bulgari accuseranno l'Albania di isterismo antisocialista. L'Albania è sola, fuori dall'Occidente e fuori dal blocco sovietico dell'Est. Ma Enver Hoxha scopre un nuovo popolo fratello e alleato nella Cina comunista di Mao, che proprio in quel periodo aveva condannato il revisionismo sovietico e a cui non par vero di avere un alleato tutto suo in Europa. È un'accoglienza grandiosa quella riservata alla delegazione governativa albanese in Cina nei primi anni 60. Sullo sfondo delle gigantografie di Mao e Hoxha, i due capi del governo, Chu Enlai e Mehmet Shehu, si abbracciano nello stadio di Pechino. E quando il primo ministro cinese ricambia la visita in Albania, tutti si lanciano in un ballo improvvisato cino-albanese. Balla anche Hoxha. In cambio dell'alleanza, i cinesi portano soldi, tecnologie e grano. Senza gli aiuti sovietici e poi cinesi, l'Albania sarebbe crollata immediatamente e Hoxha non avrebbe potuto continuare il suo esperimento di marxismo applicato alla lettera. L'Albania diventa così il paese laboratorio che gruppi di fanatici marxisti-leninisti da tutto il mondo, in cerca di purezze comuniste, vedono come modello. Ma non è facile entrare in Albania.
Per farlo bisogna essere militanti ideologici di provata fede. Uno di loro era Sergio Staino, il famoso vignettista papà di Bobo, che in Albania visse 10 estati consecutive di ascesi rivoluzionaria. L'esperienza con l'Albania è cominciata sulla crisi con il Partito Comunista Italiano, perché io, come molti altri giovani e non giovani anche, non abbiamo visto di buon occhio la revisione che era iniziata all'interno del Partito Comunista sui principi marxisti-leninisti e sulla loro applicazione soprattutto in Unione Sovietica. Rivendicavamo invece la validità dell'ideologia marxista-leninista e stalinista contro un'applicazione che invece sì, obiettivamente lasciava a desiderare. I due partiti che si alzarono a livello internazionale contro questo revisionismo che attraversava tutto il movimento comunista furono il Partito Comunista Cinese e il Partito del Lavoro d'Albania. Tutti noi ci muovemmo soprattutto sull'onda filo cinese, perché era sicuramente il partito più grande, più importante, in riferimento anche da un punto di vista di produzione pubblicistica, era quello sicuramente più presente sui nostri tavoli. L'Albania aveva il vantaggio di essere però vicino a noi, ecco. Allora fu quasi delegata in quel momento lì a curare i rapporti con i veri rivoluzionari italiani. E soprattutto erano quelli più convinti che bisognava arrivare a una scissione del Partito Comunista Ortodosso e formare un nuovo partito che ritornasse all'origine genuinamente stalinista. E la scissione del 66 fu una scissione totalmente sponsorizzata da Tirana, da Enver Hoxha in prima persona. Io sono arrivato a questo partito più tardi, dopo il 68, 3 anni dopo la cosa nel 69, e ho speso quasi 10 anni nella mia vita in una militanza molto appassionata e in mezzo a contraddizioni infinite. Insomma, mi ci è voluto molto a capire in che razza di gorgo terribile ero finito. Per Hoxha, dopo la rottura con Mosca, il Partito Comunista Italiano è un partito revisionista. Ma prima, Walter Audisio, deputato del PC, nonché presunto giustiziere di Mussolini, ritenne che non vi fosse posto più degno dell'Albania per conservare un prezioso cimelio, il mitra francese con cui avrebbe sparato al dittatore italiano. A testimonianza, scrive di suo pugno nella lettera ai compagni albanesi, della profonda ammirazione per l'eroico popolo albanese. Eroico si crede anche Hoxha, che manifesta interesse per l'Italia in chiave rivoluzionaria. Nel 1969, durante il cosiddetto autunno caldo, il compagno Enver telefona a uno stupito Pietro Nenni, segretario del Partito Socialista, offrendogli 20.000 volontari albanesi bene armati per realizzare la rivoluzione armata in Italia. Italia e dinte fare mirkisha ambasadë në Shqipëri, që i vetmi vend i blokut komunist që shihte televizionin italian ishte Shqipëria. Dhe për një trishtimin tim të vazhdushëm, unë nuk kam parë kur në emision italian, në televizion italian, një emision për Shqipërinë. S'paku për të treguar që ne jemi në bregun tjetër, por ne e dim që ju ekzistoni. Domethënë kjo është përfillje, çfarë ndodhi? Vetëm që ishte dekurajuese për shqiptarët. So, ç'është ky vend të fqinj që flet tërë ditën Liban, Palestinë, Madagaskar, Zanzibar, Kenya, Ghana, Mana, të gjithë, vetëm Shqipëria nuk ekzistonte. Ç'është ky vend që nuk e shikon fqinjin e vet? Dhe diktatura shqiptare e shfryzoi këtë shumë mirë. Do të thonë, shikoni ja perëndimin që e keni mendjen juve disa. Perëndimi nuk çan kokën për Shqipërinë. E ka mendjen tek 100.000 popull të tjerë te Shqipëria asnjëherë nuk do Italia. Dhe kjo ishte shumë e hidhur, shumë e hidhur, sepse kjo vazhdoi 40 vjet. Kjo vazhdoi 40 vjet. Unë nuk di, s'më ka dhënë asnjëri shpjegim për këtë. Unë e kuptoj e djatha italiane ishte e zëmruar të zëmë Shqipërisë, e Shqipëria ishte staliniste.
Si privaqë vend idiot, nuk i bie shkurtë prodhore. Po e keqja e Shqipërisë se u bë majta italiane kundër Shqipërisë, sepse ishte shumë servile ndaj Bashkimit Sovjetik. Dhe kjo nuk i bën nder kësaj të majte. Por di për qefin e rusëve, e majta italiane pati një armiqësi të egër ndaj Shqipërisë. In Italia e in Europa ci si ricorda che esiste anche l'Albania, sintonizzandosi su Radio Tirana, che trasmette programmi e notiziari di propaganda politica. Parla Tirana. Una propaganda primitiva, al limite del comico, che accusa tutto l'Ovest di imperialismo e tutto l'Est di revisionismo. Gli albanesi invece sanno che il mondo esiste anche fuori dai loro confini, seguendo di nascosto le trasmissioni radiofoniche italiane e, i più fortunati, la televisione. Il regime vieta tutto, tenta di disturbare il segnale televisivo della RAI, ma l'etere rimane l'unica finestra sul mondo occidentale per gli albanesi. In compenso, la letteratura classica italiana è tra le più tradotte. Nei cinema sono i film italiani i più distribuiti. Un quinto dei poco più di 400 film stranieri distribuiti nei cinema albanesi dal 1950 al 1990 sono film italiani. Preferibilmente i film del neorealismo, i film sulla mafia e il terrorismo che evidenziano la malvagità della società capitalista e i film innocui sugli eroi mitologici. Nei film albanesi, invece, gli italiani sono i cattivi, i fascisti che avevano occupato il paese, ritratti con toni ridicoli e curiosamente identificati con il termine tartarugai, cioè ghiotti di tartarughe, strana stigmatizzazione ispirata a chissà quale episodio diventato poi mito. Tartaruga? Dio buono! In quest'altro film, la retorica del regime li vede addirittura come idioti e incoscienti mentre affrontano dei partigiani ballando al suono di una canzonetta. Affroni, brescagii, affroni! Signor generale, banditët kanë zënë pozitët porta. Palavra! Ushtatemi mund t'i varin ato, duke kënuar. Muzika! Bravi! Non ce n'è nessuna, non ce n'è nessuna, credi a me. Yes! Alla fine degli anni 60, quando esplode la rivoluzione culturale cinese, anche Enver Hoxha comincia la sua di rivoluzione culturale. Il dittatore dichiara guerra a tutto quello che può essere considerato occidentale, nel modo di vestire, nella letteratura, nella pittura, nella musica. I ritmi e le interpretazioni del Festival della Canzone Albanese del 1972 sono considerati troppo occidentali e fanno da pretesto per scatenare una nuova fase di repressione. Centinaia di cantanti, pittori, scrittori finiranno in prigione o saranno internati. L'epurazione si estenderà fino agli alti funzionari per continuare poi come una valanga alle alte sfere di tutto lo Stato, dall'economia all'esercito. C'erano dei cartelloni in Albania che mostravano come non doveva essere un vero rivoluzionario o come si riconosceva un degenerato piccolo borghese.
il degenerato piccolo borghese aveva i capelli lunghi, se era un maschio aveva la barba lunga, aveva i jeans a zampa d'elefante, aveva i tacchi alti alle scarpe, aveva in mano un sassofono e nell'altra mano la rivoltella. Questa era la figura tipica, per cui tutti quelli che entravano come delegazione d'amicizia non potevano avere nulla che assomigliasse a questi manifesti. Per far questo abbiamo scoperto che alla frontiera c'era un militare sarto, un militare barbiere, il quale prendeva ad uno ad uno i membri della delegazione e li rivestivano, a me tolsero la barba, a tanti altri, compreso un vecchio partigiano napoletano che stava tornando a rivedere la terra per cui aveva combattuto, e anche lui furono impietosi, gli tolsero questo pizzettino che aveva sempre avuto in vita sua, a chi aveva i pantaloni a zampa d'elefante li tagliavano e li ricucivano facendole a tubo normale, le donne gli allungavano le minigonne, i poveri, ho visto delegazioni di marxisti leninisti svedesi e finlandesi che arrivavano con capelli lunghissimi come segnale della loro ribellione al perbenismo occidentale, arrivare lì ed essere rasati a zero perché dovevano entrare come marxisti-leninisti secondo lo stile albanese. La barba per Hoxha non è solo un simbolo di esteriorità occidentale, ma anche il simbolo del clero, al quale il marxista albanese dichiara una vera guerra. La religione è dichiarata fuori legge, si proibisce qualsiasi pratica religiosa, i membri del clero sono incarcerati e perseguitati. Gli edifici religiosi vengono distrutti o chiusi. Alcune chiese sono fatte saltare in aria con la dinamite, altre, risparmiate, sono adibite a uso profano, come palazzi dello sport o case della cultura socialista. Nel 1976, la Repubblica Popolare Socialista d'Albania diventa per Costituzione unico paese ateo del mondo. Gli storici stranieri hanno comunque definito Hoxha il religioso rosso per l'appunto, perché l'uomo che bandisce le religioni vuole comunque sostituirle con un nuovo progetto dottrinario. È una nuova religione con l'ideologia marxista e il nazionalismo al posto della teologia. Il prodotto di questa dottrina dovrebbe essere l'uomo nuovo all'insegna dell'uniformità di pensiero del nuovo culto e nuovo Dio. Qoftë se populli në ka ndërtuar një shoqëri socialiste të zhvilluar dhe athej ujin që ndron fortesë e pamposhtu dhe fener ndryqu si socializmit në brigjet e Adriatikut, kjo në një shkallët male i detyrohet faktit që partia ka mundur të krijoj e të kalitë një riun e ri të pajisur me ndërgjegje të lartë socialiste dhe veti të shquara revolucionare. Vivere, lavorare, pensare come un rivoluzionario
è lo slogan di rimodellamento a valori e abitudini che avrebbero dovuto elevare l'albanese su un piano superiore intellettuale e fisico, fiero di appartenere a una società comunista e a una nazione gloriosa. Una miscela fatta di comunismo puro e di albanismo viscerale. Tutti devono allenarsi, come in questi momenti di ginnastica mattutina obbligatoria per gli impiegati. Tutti, donne e bambini inclusi, devono saper usare le armi ed essere pronti a difendere la patria contro il nemico. Ma quale nemico? Gli albanesi diventano così protagonisti di uno sceneggiato surreale che sembra tratto dal celebre romanzo Il deserto dei Tartari. Tutti arroccati nella loro fortezza in attesa perenne di un nemico che non c'è, ma che il capo supremo dice di vedere all'orizzonte. La psicosi dell'accerchiamento diventa follia pura con la costruzione di centinaia di migliaia di bunker di cemento armato sparsi in tutto il paese, perfino nei cimiteri. Chiuso come un grande bunker, il paese è impenetrabile. Nessuno può lasciarlo e pochissimi possono entrarci. Nemmeno a Madre Teresa, l'albanese più famosa nel mondo, viene permesso di stare al capezzale di sua madre e di sua sorella. La suora entrerà per la prima volta in Albania nel 1989, quando i suoi parenti sono ormai morti da anni. Gravemente malato, instabile mentalmente e sempre più ossessivo, Hoxha governa come un sultano, circondato dal suo clan del Politburo. La casta si è staccata anche fisicamente dai comuni mortali, chiudendosi al centro di Tirana, in un quartiere guardato giorno e notte dai soldati, il Blok. Ma anche là dentro, gli stessi membri del Politburo non si sentiranno mai al riparo da un Hoxha paranoico, che vede nemici dappertutto e condanna a morte, a seconda del momento, ministri, ufficiali e alti funzionari del partito o dello Stato. Il caso più eclatante è l'eliminazione del suo storico braccio destro, Mehmet Scheli, l'ex comandante partigiano e primo ministro per 30 anni, trovato suicida nel 1981, dopo essere stato accusato di aver allentato la lotta di classe. Ma molti sono convinti che il braccio destro di Hoxha sia stato ucciso. Nel 1978 l'Albania rompe anche con la Cina, accusandola di essersi avvicinata agli imperialisti americani e di aver tradito anche lei il marxismo. Gli albanesi sono disposti a mangiare erba piuttosto che tradire i principi marxisti-leninisti, dichiara Hoxha. Mentre il paese, senza gli aiuti cinesi, precipita sempre più nella miseria. L'economia è in ginocchio, la gente vive in condizioni disperate, manca persino il pane, razionato come gli altri generi alimentari. La gente deve fare lunghe file che cominciano di notte per aspettare che arrivi il latte o il formaggio.
Secondo le stime della Banca Mondiale, negli anni Ottanta l'Albania è il paese d'Europa con il più basso prodotto nazionale lordo pro capite, $750, poco più dell'Angola. Quando qualcuno ancora oggi mi difende quello che resta dei paesi comunisti, a cominciare da Cuba, mi sento rizzare tutti i peli addosso, insomma, perché veramente proseguiamo con un equivoco terribile su queste cose qui. Perché la cosa brutta del comunismo è che ha fatto delle ingiustizie, delle cose terribili nei confronti della popolazione, quanto o al pari di quello che ha fatto il capitalismo nella sua fase iniziale. Cioè lo sfruttamento dell'uomo che ha esercitato il comunismo è analogo a quello che ha fatto nell'Ottocento il capitalismo, quando ha buttato in miniere bambini, quando ha sfruttato la gente facendoli lavorare 14-16 ore al giorno, cioè le stesse cose, con la differenza che il capitalismo lo faceva in nome dell'arricchimento e non l'ha mai nascosto questo suo obiettivo, che era costruire della grande ricchezza materiale. Da quest'altra parte lo si è fatto in nome della giustizia sociale, dell'amore, della fraternità, della solidarietà. E allora la grande ingiustizia esercitata con queste parole d'ordine ha distrutto l'anima di queste persone. All'inizio degli anni Ottanta l'Albania ha preso le sembianze del moribondo che la guida. Enver Hoxha è riuscito nel suo tentativo a imprimere la sua immagine e somiglianza all'Albania. Il vuoto che Hoxha lascia con la sua morte è più grande del posto che occupava da vivo. La casta, guidata dal successore designato da Hoxha, Ramiz Alia, e dalla vedova di Hoxha, resterà ancora aggrappata al fantasma del dittatore per altri secoli. Do amen Jesus in my for candor dile for dune rada in my Sa 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 s
Thank you.